Buongiorno, benvenuti o bentornate in questo nuovo Vicky Vlog. Benvenute in questa nuova settimana, perché oggi è lunedì e inizia ufficialmente la settimana. Questa è una settimana un po' speciale perché, oltre al fatto che è la settimana prepartenza e sarà veramente piena di cose da fare, preparare Black Friday estivo, quindi devo andare a fare shopping, ma è ancora più speciale perché oggi inizio la mia dieta. Mi fa strano dirlo, ma se avete seguito lo scorso weekly, che ve lo lascio qui sopra, avete visto che sono andata da una nutrizionista per finire da dimagrire quegli ultimi chili che mi mancano, che in totale sono 8, per arrivare al mio peso forma. Quindi oggi si inizia ufficialmente perché sabato mattina mi ha inviato la dieta, è veramente super figa. Devo ancora fare la spesa, quindi oggi sarà un po' di faccio la dieta, ma anche di corsa per rimediare i cibi che mi servono da mangiare oggi. È figa perché poi ve la faccio vedere come me l'ha impostata. Mattina colazione, non ho più i miei biscotti. Qui vedrete solo il mio bellissimo latte. Bicchiere di latte si va. Però la cosa positiva è che farò una seconda colazione quando vado al lavoro, perché avrò il panino tutti i giorni. Infatti adesso lo prepariamo. Allora, ho pane e prosciutto crudo che mia mamma mi ha gentilmente comprato ieri al supermercato. E intanto mi inizio a cacciare anche il pranzo. Pasta con tonno e la merenda. La cosa figa è che per la dieta ho direttamente l'app. È comodo perché so tutti i giorni cosa devo mangiare, tipo oggi, poi posso cambiare giorno per vedere quello che devo mangiare domani. Prendiamo il pranzo di oggi, che io avevo il riso, non mi andava di mangiare il riso perché non ce l'avevo, che appunto devo ancora andare a fare la spesa. Clicco, vado su il riso, clicco su questo pulsantino e mi dice con cosa lo posso sostituire. Quindi, oltre il fatto che mangio veramente molto di più, molte più cose di come mangiavo prima, è anche molto più smart. Devo mangiare pane e prosciutto crudo, 80 grammi. Possiamo dare il via ufficialmente alla settimana. Come vi ho accennato nelle clip precedenti, sarà una settimana super piena. Infatti, la prima commissione di oggi è sicuramente fare benzina. E oggi, dopo da lavoro, stacco, passo al centro commerciale che devo fare shopping. Poi vado a fare la spesa per la dieta, perché questi 2 giorni mi sono un po' attrezzata su quello che dovevo mangiare oggi, che è lunedì, ma per i prossimi giorni mi mancano delle cosine, quindi oggi finisco di fare la spesa. Sono appena uscita da lavoro, sto andando a fare shopping perché oggi è giornata shopping. Devo comprarmi assolutamente delle cose nuove, voglio rivoluzionare l'armadio. Ho deciso di andare proprio qui dietro lavoro mio, che ho Terranova. E al ritorno vado al centro commerciale, ma intanto ne approfitto che mi fermo qui. Visto che ho fatto una cosa super di corsa per un collega, ho mandato le cose 20 minuti prima che staccassi. Mi ha detto: Sara, ti prego, riesci a farmele? Infatti, in ricorsissima mi ha chiamato e mi ha detto: ti devo un caffè. Ecco, sì, mi devi un caffè. Sono andata da Terranova, ma non c'è mezza cosa che mi stia bene, letteralmente, ragazze. Cioè, io adesso non ho un corpo magro, per carità, però taglie grandi stanno strettissime e vi giuro, quando capita così mi butto veramente giù perché non riesco a trovare niente. Più vedo che le cose che provo non mi entrano. È anche uno dei motivi per cui odio fare shopping. Tornata, ho cenato e vi giuro sono di corsa e questa cosa mi fa rabbia perché non sono riuscita a fare tutto, ma anche fare lo shopping con quella pressione che devi sbrigarti perché i negozi chiudono, è uno stress. Infatti odio fare queste commissioni dopo che stacco da lavoro. Vi faccio vedere le cose che ho acquistato. Non ero e non sono pienamente convinta di questi outfit, ma vi giuro non ho trovato di meglio, né che mi entrasse, sono sincera, non mi entrava niente che proprio mi stesse bene. Quindi le uniche cose che mi sono entrate le ho prese. Non sono convinta, però devo dire la verità, volevo un attimo uscire fuori dalla mia comfort zone e volevo comprare delle cosine per questo weekend che parto con Linda. Quindi mi sono voluta buttare. Il mio motto è: massimo li rivendo su Vinted. Prima cosa che vi faccio vedere è questo paio di ciabatte. Mi servivano un paio di ciabattine in più. Il mare, casa e palestra, me ne servivano uno in più. Per quanto riguarda i vestiti, ho preso da Terranova questa maglia
bianca, bellissima, particolare, trasparentissima. No, è carina. L'ho provata con sotto questi pantaloni che devo dire non mi piacciono, non mi stanno particolarmente bene. Secondo me mi ingrassano anche un pochino. Penso di comprarli anche solo per andare al mare. Sono un paio di pantaloncini così neri, semplici. È di un tessuto leggero, però sembra tipo tuta. Quindi secondo me sotto quella maglia non ci stanno particolarmente bene. Mentre da Zuiki ho preso un paio di jeans che mi sta bene però un po' strettino. Eccoli qua. Con un top, la schiena abbastanza scoperta. Devo indossare solo senza reggiseno. Ho pagato solo 3 euro in sconto. Adesso vado un attimo a struccarmi, mettermi il pigiama, a fare skincare, che devo finire da montare un video assolutamente questa sera. Quindi mi metto il montaggio di questo video. Buongiorno! Oggi martedì. Stamattina sto sempre alle prese con preparazione del pranzo, merenda, colazione. Devo prendere l'abitudine di prepararmi tutte queste cose la sera prima, perché la mattina sto di corsa, cioè sto facendo colazione nel mentre che mi preparo tutto, che poi ovviamente ci vuole più tempo del previsto in quanto devo pesare tutto nei minimi dettagli. Poi ancora non sono riuscita a fare la spesa, quindi le cose che mangerò saranno simili a quelle di ieri. È venuto un paninozzo e voilà, lo chiudiamo. Mi manca da preparare l'insalata, perché mi farò anche un po' di insalata e condisco anche i fagioli. Ok, qua è vero che ho preparato tutto per oggi, ma si sono fatte le 7, quindi devo abituarmi a preparare queste cose la sera prima di andare a dormire, perché la mattina è infattibile, considerando che tra 20 minuti devo stare fuori casa e ancora devo lavarmi e vestirmi. La mia idea oggi era quella di tornare in palestra, ma per cause di forza maggiore, ovvero tutte le cose che devo fare questi giorni, non riesco, anche perché oggi devo assolutamente andare a fare la spesa per la dieta e devo iniziarmi a preparare la valigia, perché vado, parto e siamo già martedì. Domani dopo il lavoro ho la psicologa, venerdì deve essere tutto pronto, quindi ancora devo improntare una mezza cosa, cioè letteralmente non ho neanche iniziato. Dici, sai, ho iniziato a vedere cosa portarmi, ho iniziato e di no, non ho fatto niente. Benetto, acqua e andiamo. Appena rientrata a casa, vi giuro, mi sento stanchissima. Lo stavo dicendo anche ai miei colleghi, ne sto accusando tantissimo la settimana anche lavorativa, perché siamo pieni di lavoro solo a martedì, ma soprattutto sto accusando il fatto che tornando sempre tardi la sera non sto riuscendo a recuperare e ogni cosa che faccio la faccio di corsa. Infatti adesso sono appena rientrata, ho preso le chiavi della macchina e andiamo a fare la spesa per la dieta. Tra l'altro oggi mi è arrivato il primo pacco Shein che dobbiamo anche provare. Ho fatto la doccia, anche questa acconciatura, perché fa caldissimo, e inizio ad improntare un mezzo beauty per sabato. Inizio a fare almeno quello della skincare. Mi porto un pochino avanti. Buongiorno, stamattina un buongiorno speciale perché mi sono svegliata tardi come il mio solito. Sono riuscita sia a truccarmi che a preparare un po' di valigia. Sono contenta perché ho iniziato un po' ad improntare qualcosina e stasera riesco, voglio iniziare a mettere le cose nella valigia e anche fare la borsa per il mare. Diciamo, oggi quasi finire le cose che devo prepararmi per il viaggio. Anche perché domani dopo il lavoro ho un aperitivo, e lasciando l'aperitivo con il gruppo che devo andare a fare, solitamente i nostri aperitivi iniziano alle 5 e finiscono alle 11. Infatti Paola, la mia amica, ieri ha scritto sul gruppo, ha detto: ragazzi, va bene, io ci sono, ma non pensate che sto fino alle 11 come sempre. Comunque qua ho preparato i panni, ho portato poche cose, mi mancano solo le cose che ho comprato la scorsa volta a Zuiki che vi ho fatto vedere. Oggi, se riesco, voglio anche provarmi questo primo pacco Shein, perché me ne deve arrivare un altro. Ho lasciato la valigia e qui già ho messo da parte le scarpe che vorrei portarmi, che sono queste tre. Questi sono i beauty che ho preparato ieri sera. Quindi dai, diciamo che siamo a un buon punto. Ogni volta ultimamente che faccio i miei viaggi, le valigie le preparo a mozziche e bocconi, come si suol dire, ovvero un po' per volta. Comunque io ho capito due cose. La prima è che questa dieta mi sta piacendo veramente tanto, perché sto mangiando tanto tutto, perché tipo domani a merenda ho il gelato. Ovviamente non tutti i tipi di gelato posso mangiare, ci sono dei gelati che posso mangiare e quelli no. Posso mangiare il cremino, il fior di fragola. Avevo promesso di non pesarmi fino a quando non avrei rifatto la visita, ma stamattina ci sono cascata e mi sono pesata e sono scesa, quindi sta funzionando, anche se l'ho iniziata da
pochissimi giorni. La seconda cosa che ho capito è che io sinceramente volevo tornare in palestra. Questa settimana è stato veramente impossibile. La prossima anche sarà impossibile perché tutti i giorni ho un impegno. E mi sa che questa palestra mi salta per altre settimane. A questo punto tornerò direttamente a settembre, perché è veramente indecente tutti gli impegni che ho. Non so perché mi si sono accumulati così tanti. Poi tra anche gli aperitivi che faccio, le uscite, eccetera, non riesco mai ad organizzare nulla. E sicuramente la mia idea è quella di tornare direttamente a settembre, quando ho anche un pochino più calma e soprattutto con meno cose da fare. Mercoledì già ho un impegno, qua devo mettere che il 30 ho l'oculista. Vado al lavoro e dopo il lavoro devo andare dalla psicologa. Ore 8:30, sono tornata, ho cenato e la prima cosa da fare è provare questo pacco Shein. Che ho qualcosa da lavare e portarmi, lo faccio. Intanto vediamo cosa ho comprato, perché ho fatto un ordine e me l'hanno diviso in due pacchi. Vediamo in questo cosa c'è. Prima maglia, considerato ho preso tutte maglie bianche, fatta in questo modo. Ah, mi ero dimenticata che ho preso questa gonna. Anche questa molto carina, vista così. Adesso dobbiamo vedere come mi sta. Poi abbiamo questa maglia rosa, la vedo un po' piccolina in realtà. Questo pareo per andare al mare, questo mi serviva e lo metto subito a lavare. Questo top è molto carino, mi piace un sacco perché ha questa particolarità della pancia scoperta ed è fatto così. Questa gonna no, perché mi ingrassa tanto. Non so se dal video si nota, a me purtroppo queste gonne dove sono svasate mi ingrassano. Non mi piace, però il top assolutamente... cioè è molto carino. Allora, questo è il top. Io li ho messi con un paio di pantaloncini della tuta, perché non ho niente da abbinare. Infatti devo fare scorta di pantaloncini. E mi piace un sacco. Sapete, non gli avrei dato un euro a questa maglia. Invece è un po' più lata. Davanti fa questo effetto bellissimo. La pancia che ha questo vedo e non vedo, che mi piace tanto. Quindi questa la tengo. Adesso, seconda cosa, corro a farmi la doccia con tutti i capelli e skincare. E poi prepariamo la valigia. Sono le 21:07, sto iniziando a fare la valigia con le cose da mettere. Inizio a mettere le cose dentro le buste, perché li divido così come la scorsa volta, che mi sono trovata bene. Ok, qui sono a buon punto perché ho fatto tutte le buste con i vestiti. Mi mancano solo le cose per il mare e le cose nuove che ho comprato, però per il resto ci siamo. Qui ci sono tutte le scarpe che ho deciso di portare, mentre questi tacchi qui o li metterò in macchina o vedo se entrano dentro la valigia. Abbiamo tutto l'intimo, tutti i pigiami, le cose comunque per stare in hotel, tutte le tutine, i vestiti per uscire e i vestiti per il mare. Mancano anche i costumi, le cose elettroniche per YouTube, quindi macchinetta eccetera, una busta per i panni sporchi e ovviamente le piccole cose che preparerò la mattina. Siamo a buon punto. Domani dopo il lavoro non tornerò a casa, in realtà avevo un aperitivo con i ragazzi del tablo, ma ho deciso di non farlo perché sennò mi sarei caricata troppo. Domani voglio passare al centro commerciale e comprare quello che non ho comprato lunedì, che non ho fatto in tempo, ovvero i costumi. Voglio farmi un giro sia da The Zenith che da Calzedonia, quindi domani dopo il lavoro mi fermo al centro commerciale e farò anche domani tardi. Però dai, tra le cose che sto facendo non mi sto fermando un attimo, riuscendo a far tutto. Buongiorno e buon giovedì. Oggi vorrei prepararmi un altro pezzo di valigia, vorrei finire da quantomeno mettere le cose per il mare e semmai prepararmi anche la borsa per il mare. Stavo anche un po' vedendo qui nell'app della mia dieta le cose che devo mangiare per la mia partenza, perché quello che riesco lo porterò da casa. Il giorno che mi preoccupa di più è lunedì, perché rientreremo, ma voglio rientrare sul tardi e non so cosa fare per pranzo, merenda, cena, eccetera eccetera. Quindi comunque ho una stanchezza addosso abissale, però fortunatamente siamo arrivati a giovedì. Mancano solo 2 giorni alla mia partenza e poi mi posso rilassare. Adesso mi preparo per andare al lavoro, non so neanche cosa mettermi oggi. Ovviamente un vestito che potrebbe essere questo, anche se è abbastanza pesantino per le temperature fuori. Cioè raga, fa un caldo, meno male che lavoro, cioè io nella mia sfortuna sono fortunata, la mia sfortuna è che penso che passo veramente troppe ore in ufficio, tanto dedico 12 ore al giorno al lavoro, però nella mia sfortuna sono fortunata perché ho l'aria condizionata quando fa caldo e quando fa freddo
ho l'aria calda. Il lavoro d'ufficio, come tutti i lavori, ha i suoi pro e i suoi contro. Sto sperimentando questa nuova combo labbra perché ho fatto il beauty per andare a Teramo e ho messo il mio solito gloss che metto solitamente. Questo qui ce l'avevo infilato nel cassetto, è quasi finito e non lo stavo più utilizzando perché secondo me non mi donava più, invece mi sta piacendo tanto. Ed è di Nabla. Bando alle ciance, benetto. Mi sono portata un vestitino per andare al centro commerciale in modo che posso provarmi i costumi più velocemente. Borsaprigo, telefono. Possiamo andare. Arrivata al centro commerciale, la sfida di oggi è trovare i costumi. Adesso mi metto un attimo a merenda la pesca. Da un po' che penso tipo a un video che vorrei girare, ovvero il rispondo alle vostre domande, perché da tanto che non faccio un rispondo alle vostre domande. Appena staccato da lavoro inizia ufficialmente il mio venerdì, ma soprattutto iniziano ufficialmente le mie ferie. Ferie, perché 3 giorni insomma non è che... Sono tipo così perché mi sono organizzata con la mia collega e stiamo andando al mare. Aspettando che finisce da staccare, andiamo. Questo video può concludersi così perché sono le 9:53. Io sono appena tornata dal mare perché ci ho messo 1:40 di traffico per tornare a casa e devo ancora fare tutto. Farmi la doccia, finire da preparare la valigia. Tra l'altro questo è il mio acquisto di ieri, bellissimo, mi piace un sacco. Devo prepararmi il pranzo, la merenda, finirmi da preparare i beauty, la borsa per il mare, mettere tutto in macchina, caricare la macchina. Ragazze, per questo wiki vlog vi lascio, vi saluto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividete con le vostre amiche, amici, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere qui sotto con un commentino se vi è piaciuto e noi ci vediamo giovedì alle 13 per un nuovo video. Altro video di Teramo con Linda, vedrete Linda al prossimo video. Ciao ragazze.